Ecco qua. Siamo in mezzo a questa valle, guarda, circondato da questi monti. Bello. Qui c'è un fiumiciattolo, un rio che scorre. Abbiamo lasciato decina di minuti fa la Madonna d'Itria in Agro di Gestori, siamo diretti a Sant'Elia. Altro novenario e chiesa campestre molto rinomata in questo territorio del Sarcidano, di Nuragos. Qui questo cannetto ci dice proprio come, insomma, l'acqua qui, sì. Qui proprio, penso che lì ci sia proprio il passaggio, acqua non ce ne sarà, ma è il letto di questo rio, vero? C'è qualcosa? Scorre? Si sente l'acqua, sì. Acqua non ce l'ho. Però si sente che scorre da questa parte, mi sa. Ecco qua, sì, sì, c'è un altro fiumiciattolo. Adesso lo vediamo tutto asciutto qui, sì. Però qui le acque non possono non convergere. Guardate quanto è rigoglioso. E là, guarda. Guarda, qui hanno buttato giù questo bel... Che bello. Credo, forse era pericoloso, ma è gigantesco. È gigantesco, figura. Sicuramente era pericoloso. Guarda com'è grande. È enorme. Guarda. Quanto è alto? Mi sembra che sia alto più di un metro, una circonferenza incredibile. Sì, un metro e venti minimo, metro e venti di circonferenza, di diametro. Sì. Ah, guarda qui, c'era l'accesso, guarda, qui doveva essere un orto con questa casetta, molto interessante e suggestivo, sì. Perfetto. Proseguiamo. Qui l'effetto è che il sole non ha ancora superato. Guarda un po' come è coltivato anche lì sopra. Sì, la campagna. Un altro fiumiciattolo. Sì, sì. È della zona di Isili. E noi dobbiamo arrivare a quelle altezze? Ma non ci spaventa il fatto? No. Ti ricordi le montagne della Galizia? Sì, quando uno ha fatto le montagne della Galizia qui è uno scherzo. Ecco. Si va con due macchine, una si lascia lì e una si ritorna. Poi si prende. Che via d'arroscia. Sì. Qui assaggiamo questa mandorla per vedere, perché è un po' di... chilometri è passato, ce ne sono per terra, prendiamola, queste sono lunghe, guarda quante ce ne sono, è pieno, guarda qui, vediamo un attimino, assaggi tu, ci siamo? È amara? Perfetto, sì, è amara. Signori, questa è amara. Non mangiate di quest'albero. La pietra, guarda, ci sono anche altri davanti, questo portasse sulla sinistra, che possa essere commestibile, ma guardate qua. Ecco, aspetta, prendiamo una di queste. Come fai a essere? Siamo sicuri solo dopo che l'abbiamo provato. Guarda qui quante ce ne sono. Il fatto che siano a terra e non le raccolgano, può darsi che... No. Proviamo la pietrolina. L'assaggio io, dai, questa volta. Andiamo avanti. Brava, Fatti. Come ci capiamo? È piccola? No, vabbè. Ci vorrebbe un martellino piccolo, Ok.
Ecco, ci siamo. Vediamo, io penso che sia amara. Vi posso assicurare che è commestibile. Ecco qua. Dobbiamo... Però la punta finale mi sembra che stesse andando sull'amaro. Vedi che avevo ragione. Però no, è commestibile però, eh. Cioè, non ho mai provato una... Diciamo che al 90%... Al 95%... Al 95% era commestibile. No, 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 95% commestibile, buono. Guardate il verde che c'è. Sì, e qui c'è l'acqua. Ecco qua, questa struttura invece è abbandonata. Qui io sento il profumo del lentischio in maniera incredibile. Al mattino presto. Ecco, c'è l'acqua qui e ci sono, sì, meloni. Sì, qui diciamo che a differenza di altre parti dove non abbiamo visto che la campagna è coltivata, qui è abitata e è anche un po' coltivata. Impianto di melograno, però è già spaccato e cioè troppo presto, non niente. Anche quelli che ho io a casa, quella piantina che ha 6 anni, adesso si sono aperti, si sono spaccati e no, no, no. E infatti il melograno ha bisogno di molta acqua. Questo è un bell'orto pieno, guarda quanti melograni ci sono. E questo è un albero di albicocche, no, di nespole, ma è cresciuto enorme, abbandonato. Sì, un orto abbandonato. Eh sì, più che altro è un orto abbandonato questo. E via. Guarda, melograni, melograni. Non l'ho mai visto. Io? Sì, davvero tanto grandi, però è... Ecco. Basta portarli un pochettino, sai che... Ecco qua Sastidia Droja, io penso che siamo arrivati a Sastidia Droja. Guarda un attimino che fantastico, io non me lo ricordavo, sono venuto altre volte ma si vede tanto tempo fa. Ecco, wow.